Dopo la pausa ferragostana ricomincia, anche se lentamente, il lavoro a Palazzo del Carmine. Prime riunioni delle commissioni consiliari per pianificare ed organizzare i lavori autunnali. I presidenti della quinta e settima commissione consiliare hanno già iniziato a calendarizzare i lavori di settembre e ottobre. Prima riunione al ritorno delle vacanze alle 10:30 del mattino per entrambe le commissioni. Numerose sono le attività e le iniziative che dovranno essere intraprese ed alcune concluse nei prossimi mesi. Dal regolamento per gli impianti sportivi, argomento principale di discussione di lavoro della quinta, agli ultimi atti firmati dal sindaco che sono al momento al vaglio dalla settima, che si occupa appunto della trasparenza degli atti amministrativi. Il primo obiettivo sarà quello di portare in consiglio comunale gli emendamenti che sono già stati consegnati agli uffici per ottenere i pareri. Questi emendamenti riguardano il regolamento degli impianti sportivi perché abbiamo ritenuto in questi mesi, dopo aver avuto un'interlocuzione con gli uffici, con la parte politica e con le associazioni sportive, che qualcosa rispetto all'impiantistica che a Caltanissetta in questi anni evidentemente non ha funzionato. E allora con queste modifiche al regolamento abbiamo previsto che le società sportive che lo vogliano possano fare richieste di ottenere in gestione degli impianti. In queste settimane avvieremo anche all'interno della Commissione la discussione per quanto riguarda l'istituzione del registro delle unioni civili. Riteniamo sia un grande segno di civiltà e ci auguriamo in breve tempo di portare a compimento l'approvazione del regolamento. Dopodiché avvieremo con i rispettivi uffici anche una discussione per istituire il baratto amministrativo. Abbiamo deciso di convocare immediatamente il sindaco, lo avevamo sentito nei giorni prima della pausa estiva, chiedendo un incontro per chiarire la vicenda legata all'esperto nominato per la comunicazione, il dottor Molino. Vorremmo capire se la legittimità di quest'atto e soprattutto vorremmo capire quali sono le finalità per cui questo signore è stato nominato e è stato incaricato. Perché comunque le voci che si rincorrono sono diverse, c'è chi dice comunque che si tratta di un atto illegittimo, mentre chi dice che è assolutamente possibile che il sindaco nominasse, diciamo, questo esperto alla comunicazione. Abbiamo anche convocato l'assessore Zagardio per avere chiarimenti in merito al mercatino settimanale del sabato sito a Pian del Lago. Inoltre, una cosa importante che sta facendo la settima commissione al momento è passare al vaglio tutte le attività prodotte dalle direzioni del nostro ente. Abbiamo cominciato già con la direzione prima, quindi cultura, sport e spettacolo. Vogliamo verificare tutti gli atti prodotti quest'anno dall'amministrazione, verificare quali eventi abbiamo patrocinato, dagli eventi che costano un euro a quelli che hanno un importo molto molto più alto.